Sai, sono molto fiera di te. Ti ho insegnato tutto quello che ho potuto. Oh, nonna, sono sempre stata affascinata dai segreti dei nostri antenati. Muoviti! Neanche tu! E cosa sta succedendo qui, signore? Il capitano Monasterio ci ha chiesto di radunare tutti gli uomini della zona. Forse questo è un po' troppo anziano, però... Ora ascoltatemi bene. I Chumash non sono i vostri schiavi. Perciò state attento a quello che fate, viso pallido. Fuoco! Smettetela, basta! Ripartiamo! Ehi, un momento! Meglio che torniate a casa vostra, signorita della Vega. A casa mia? Anche questa è casa mia, caporale. Non potete portare via i nostri uomini. Eccolo! È lui, il governatore! Sta arrivando! Ah, finalmente! Cosa? Caro Don Diego, mio amato amico, è sempre un grande piacere rivedervi. Ah, Don Parasol. Eccellenza! Don Diego, come riuscite a trovare dei vestiti così raffinati ed eleganti in queste terre selvagge? Vi dirò, eccellenza, questi polsini sono di Siviglia. Sono ricamati con filo d'argento. Tenetemelo lontano! È un canto stregato! Vattene via, non ti vogliamo qui! Seguitemi, eccellenza. Non c'è nulla da temere, vi proteggerò io. E ho una bella sorpresa per voi. Vi comunico che sta per arrivare molto denaro nelle casse reali. Molto denaro! Questa sì che è una meravigliosa notizia! Tutti questi balli, feste, ricevimenti sono terribilmente costosi. Certo. Già, bisognerà intervenire. La miniera d'argento ci darà grandi ricchezze, una fortuna. Anche perché la manodopera sarà a costo zero, visto che obbligheremo gli indiani Chumash a lavorare. Capitano, signore, c'è una visita! Ti avevo detto che non volevamo essere disturbati. Oh, fantastico! Don Diego mi manda l'indirizzo del suo sart di Siviglia. Ah, a me non interessano queste frivolezze. Parliamo liberamente, tanto questo ragazzo non può sentirci. Non può certo riferire a Zorro che ci sarà un'intera armata ad attenderlo, se solo oserà avvicinarsi ancora una volta a quella miniera. Questa volta nemmeno Zorro riuscirà a fermarci. Eh? No, Bernardo. Zorro non può bloccare la miniera come ha fatto la volta scorsa. È troppo ben difesa. Diego! Diego, eh? È terribile. Tutti gli uomini del villaggio sono stati portati via. Che cosa? No, Zorro deve fare qualcosa. E subito. Già, così poi manderanno altri soldati. No, dobbiamo trovare un'idea che li tenga lontani da quella miniera una volta per tutte. Cosa ne dici di una frana? Forse dovremmo deciderci a cacciare quel monasterio per sempre. Oh, Diego! Inès, ma cosa succede? Oh, Maria! È tutta colpa del nuovo profumo di Inès che mi ha provocato un'insopportabile emicrania. Oh, poverino! Gli serve un farmaco. Sono sicura che quella miracolosa poltiglia medicinale a base di fegato di condor farà al caso suo. Oh, ottima idea! Ne ho appena ricevuta una questa mattina, venite! Diego non si rende conto di quanto sia urgente la questione. Lo sai anche tu come è fatto. E invece bisognerebbe agire subito. Bravo! Sono contenta che tu sia d'accordo con me, Tornado. E va bene,
Coraggio, mettiamoci al lavoro. Andiamo, Diego. Niente capricci, questo è il rimedio ideale, forza! Caspita, Maria, funziona davvero. Mi sento già molto meglio. Danne un po' anche a Bernardo. Ines? Ines! Ines! Il mio costume di Zorro. Incredibile, ma come ha potuto... Lo ha fatto! Lo ha fatto davvero! Guarda, Bernardo! Vediamolo! Non deve sfuggire! Lo stiamo raggiungendo! Ti abbiamo preso, Zorro! Eh? Ce l'abbiamo fatta! Sì, abbiamo... Finalmente! Ora sei mio, Zorro! Arrestatelo! Sì, signore! Dolce sorellina, questa volta hai superato te stessa. Non penserete che mi farò arrestare così facilmente, capitano! D'accordo, d'accordo. Sembra che se la stia cavando piuttosto bene. Avete perso qualcosa, sergente? La vostra dignità, per caso? Oh, andiamo, Bernardo. Sono molto più divertente io, ammettilo. Oh, forse non sei così in gamba da sfidare il grande Ramirez. Che peccato. Adoravo quella frusta. Sono dietro di voi, Ramirez! Cosa stai facendo? Togliti dai piedi! Oh, che banda di incapaci buoni a nulla! Dovrò catturare io stesso, Zorro! Adesso non hai più scampo, Zorro! Garcia! Gonzales! Sì, capitano, signore! Eccomi! Sono qui, mio capitano! Aiuto! Aiuto! Non so nuotare! Da una mano al sergente prima che getti discredito sull'intero esercito! Però, chi pensava che avrei salvato Zorro? Povera Ines, che cosa vi è successo? Sono caduta nel fiume. Il mio cavallo doveva essere un po' nervoso. Vedi, mi ha fatta cadere in acqua. Una bella sfortuna. È strano che il tuo vestito sia asciutto e i capelli bagnati. Sarà il caso di asciugarli. Non vogliamo prendere un raffreddore, vero? Oh, sono sicuro che saprebbe affrontare un semplice raffreddore. Ha affrontato dei pericoli peggiori. Non mi piace che ve ne andiate a cavallo da sola. Potrebbe essere pericoloso. Lo so, lo so. Hai ragione. La mia sorellina è sempre stata un tipo imprudente. Forse spera che arrivi Zorro a salvarla. Va bene. Ammetto che interpretare Zorro non è stata la mia migliore idea. Vorrei tanto che qualche magia facesse sparire quei farabutti. Ma certo, questa è un'ottima idea. Ora Zorro può entrare in azione. Qualcuno mi saprebbe spiegare in che modo Zorro potrebbe riuscire a sconfiggere Monasterio e i suoi uomini con un ombrello? L'idea sarebbe un'altra. Ah!
capitano, vi annuncio che se questa vostra operazione avrà successo, voi sarete promosso tenente colonnello a Monterey. Andrà tutto bene e Zorro non potrà fare nulla per impedirlo. Andiamo, datevi una mossa. Coraggio, sbrigatevi. Muoversi. Mettici più energia. Coraggio. Ti aiuto io. Questi selvaggi trovano sempre qualche scusa per battere la fiacca. Fateli lavorare o vi assegnerò doppi turni. Ma qui non ci si ferma mai. Andiamo, muoversi! Le montagne sacre agli indiani Chumash non perdonano chi le sfrutta, capitano. Estraendo argento risveglierete la collera della montagna. E la maledizione cadrà su di voi. Oh, la maledizione? Zorro, prendetelo presto, lo voglio in catene! Su, avanti, perché non ci provate? Andiamo! Gente, forza! Presto! Andiamo! Via, via! Via! Cosa? No! Oh, stanno scappando! Quel maricondo mi farà impazzire! Se c'è una cosa che non sopporto è cavalcare lungo i sentieri di montagna! Ah, state cominciando a pensare alla pensione, sergente? Fate pure con calma. Forza, andiamo a prenderlo. All'attacco! Finalmente un po' d'azione, soldati. È nostro! Non può sfuggirci! Questa volta non hai scampo. Quando ti avrò catturato, il capitano mi promuoverà a sergente. Oh, ma certo. Sono sicuro che ce la farete. Mi spiace. Per la vostra promozione dovrete attendere ancora un po'. Adios, señores. Ehi, sergente! Scappate? Oh, cosa dirà il vostro superiore? Io non stavo scappando. Io stavo semplicemente controllando che nessuno mi seguisse. Su, venite qui. Vi assicuro che non vi farò del male. Non molto, almeno. No! Ho servito l'esercito con passione e lealtà. Gonzales, vendicami. Mi ha fatto una zeta. Bene, si è messo in trappola da solo. Sei pronto, tornato? Ma dov'è? Guardate, quel mantello è di Zorro. Oh no, è proprio suo. Ma che codardo! È saltato giù perché non ha avuto il coraggio di affrontarmi. Oh, Zorro, eri così giovane. Non è giusto che tu sia finito così. Buon vecchio Garcia. A quel punto, Zorro non aveva scelta. Ha fatto un gran salto e si è sfracellato di sotto. Splat!
Mi dispiace di non aver potuto assistere di persona alla scena. Ora andate a recuperare il corpo e voi riportatemi quei selvaggi. Sì, sbrigatevi! Signore. Voglio che i lavori ricomincino al più presto. Signore. Un momento, e la maledizione? Non sono tranquillo. Zorro ha detto che ne saremmo stati colpiti se avessimo sfruttato la miniera. Oh, su, andiamo, Vostra Eccellenza. Non vorrete dirmi che credete veramente a queste sciocche superstizioni? Laggiù! Fantasma di Zorro! Sì, direttamente dall'aldilà. Sentivate già la mia mancanza? No, non esistono i fantasmi. Coraggio, soldati, seguitemi! Yuhu! Dove siete? Oh, vieni qui, Zorro! Dove sei? Io sto proteggendo il governatore! Sergente! Sei tu, Zorro? Sono qui, proprio dietro di voi, caporale. Un'altra Zeta. Zorro! En garde! Ora sei finito! Coraggio, capitano! Sforzatevi un po' di più! Non puoi certo imbrogliarmi con un po' di fumo e qualche specchio! Ne siete proprio sicuro? Destra, sinistra! Destra, sinistra! E adesso? È giunta la tua fine, Zorro! Poveri noi, che facciamo? Vorrei tanto diventare invisibile. Oh, madre mia! Come avete osato violare le viscere di questa montagna? Ora verrete colpiti da una tremenda maledizione. Siete destinati a precipitare nelle tenebre eterne. Mi scongiuro, portatemi via di qui, capitano. Capitano! Aiuto! Fermate questo cavallo selvaggio! Insomma, capitano, in che razza di mostruoso pasticcio mi avete cacciato? Come avete osato? Sappiate che potete anche scordarvi la vostra promozione! Per sempre! È chiaro? Peccato che la guarnigione se ne sia già andata. Lo spettacolo era appena iniziato. Sono stata piuttosto brava, eh? Sì, non male. Ma in ogni caso ho dovuto salvare te prima di aiutare gli indiani Chumash. Oh, grande Zorro! Contro la malvagia.